Eleonora De Angelis, Massimiliano Virgili, doppiatrice. attore e doppiatore. Chi è stato per voi nonno Gualtiero? A quando risale il vostro primo ricordo di lui? Nonno Gualtiero è stato per me un nonno buonissimo, che regalava fino a 20 pacchetti di figurine quando mi veniva a trovare. Il primo ricordo, lui che innaffia con la pompa le piante che amava del suo meraviglioso terrazzo a Piazzale Clodio. Per me nonno Gualtiero è stato bastone e carota perché era molto buono e generoso, ma a volte era anche abbastanza severo, sempre con eleganza, però severo. Il mio primo ricordo risale a quando una volta io spesso andavo ai weekend a dormire a casa di nonno Gualtiero, nonna Bice, e mi ricordo una volta che mi ero portato un sacco di cose, giochi, scatole, pupazzi, e aprì la porta e mi disse: Massimia, ma che te sei portato a casa? Siete riusciti a vederlo in sala di doppiaggio? Vi ha mai parlato del mestiere e degli attori da lui doppiati? Purtroppo no, io ho iniziato a lavorare che lui già non c'era più. Un aneddoto sugli attori, non un suo attore, ma papà mi raccontava che tornava a casa dopo i doppiaggi dei film di Martin e Jerry Lewis e diceva: c'è un comico che ancora non lo conosce nessuno, ma fa morire dalle risate. Ed era Jerry Lewis, il mio mito. No, io pure non l'ho mai visto doppiare perché appunto anche io quando ho iniziato a 20 anni non c'era già più e no, a me non mi ha mai parlato del suo lavoro né dei suoi attori e di niente perché mi ricordo che non voleva proprio parlarne, non voleva che neanche mi avvicinassi a questo mestiere, non so per quale motivo, però non ne parlava. Sapevate che era anche un poeta? Ha Certo, e ne era anche molto fiera. Sì, certo, ovviamente anch'io perché mi ricordo poi che anche se ero bambino ce le leggeva e le leggevo e quindi lo sapevo certo che era un poeta. James Stewart, Cary Grant e Dean Martin, qual è il film doppiato da Gualtiero che vi piace di più? La vita è meravigliosa. La vita è meravigliosa, James Stewart. Ogni volta, ogni anno che lo ripropongono ancora mi commuove. Non possiamo non chiedervi Di Maglio, primo ricordo in sala, suo più grande lavoro da doppiatore e suo più grande lavoro da direttore, secondo voi? Primo ricordo in sala, io ancora non doppiavo, lui era al Leggero e doppiava Starsky di Starsky Hutch. E sua interpretazione che ho amato di più, insieme a tante altre, è sicuramente Joe Pesci in Quei bravi ragazzi. Direzione, onestamente, tutti, perché comunque i film doppiati da lui hanno comunque un qualcosa di magico che li contraddistingue. Io il primo ricordo in sala con Maglio non ce l'ho, non me lo ricordo perché ne ho talmente tanti che non saprei identificare il primo ricordo. Mi ricordo soltanto che mi aiutò molto all'inizio, è una cosa che mi rimase molto impressa, che ora consiglio anch'io ai giovani doppiatori, di quando facevo delle scene dove c'era abbastanza tensione, mi ricordo che mi diceva di stringere i pugni. E attore doppiato, la migliore sua interpretazione per me, a parte Roy Scheider nello Squalo, è Michael Palin in Un pesce di nome Wanda, dove interpretava un balbuziente, un film geniale come era lui del resto. E invece di direzione, secondo me, Blade Runner, che è rimasto un film storico, un cult, e Schindler's List. E Vittorio, avete mai lavorato al Leggero fianco a fianco? Siete stati diretti da lui? Infinite volte, fianco a fianco, nelle vesti di marito e moglie, fidanzati, fratello e sorella, chi più ne ha più ne metta, e ovviamente diretta tante volte da lui, e così è un altro posto dove ovviamente lui mi manca. Sì, ovviamente anch'io a fianco e diverse volte e ci divertivamo a farci gli scherzi. Mi ricordo e spesso quando partiva l'anello noi ci abbassavamo a vicenda il volume della cuffia così non potevamo sentire niente. E diretto da Vittorio, sì, tantissime volte, gli piaceva moltissimo stuzzicarmi e provocarmi. E spesso non mi faceva finire l'anello e pigiava l'interfono infinitamente tantissime volte e mi interrompeva subito perché mi mandava ai pazzi e a lui piaceva mandarmi ai pazzi. Massimiliano, tu hai dedicato una poesia a Vittorio. Ti va di leggerla per noi? Sì, certamente. Appunto, naturalmente non ricordandomela a memoria, la devo leggere e quindi vado a leggervela, ok. I grandi magazzini.
Che la passione tua fosse Papa e la Pupa, i ragazzini, la Roma, i grandi magazzini, è cosa risaputa. Poi ci stavano Marlio e Mariuccia, come li chiamavi tu, i tuoi genitori, tu sorella Ele, io, i parenti e tutti i doppiatori. Ma pochi ce lo sanno, anima mia, che per 20 anni e quanti più amo giocato a chi sei tu, a casa de tu zia. Sì, litigavamo, me davi del babbeo, ma che meraviglia quei campionati e coppe al Subbuteo. Una vita insieme, fra viaggi, cene e ristoranti, trasferte e sogni a gridare dai Roma con chissà quanti. Mo' mi hai lasciato solo con tutti i nostri desideri. Sarà difficile per me andare avanti come ieri. Ma non ti preoccupare per i ragazzini, ci penso io, tranquillo, fammi seri. Tu piuttosto dimmi un po', Vittorio mio, ma lassù ci stanno i grandi magazzini? Eleonora, come nasce l'idea di Mix Vocal? Vix Vocal nasce con l'intenzione di dedicare qualcosa a Vittorio. È nata l'idea di Vix Vocal, che era una piccola idea, e poi piano piano si è sviluppata sempre di più ed è diventata una bella realtà del nostro mondo. Va bene, adesso vi saluto e vi ringrazio.